Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi review di Gerard Piquet Tots, che ho avuto modo di provare durante l'ultima VL che ho giocato, nonostante i mille problemi di connessione che purtroppo mi hanno attanagliato. Sono riuscito a portarmelo a casa, l'ho piazzato in difesa insieme a Diego Carlos e insomma vi andrò nei prossimi minuti a raccontare quella che è stata la mia esperienza con lui. Partiamo subito dall'andare a vedere che si tratta di un giocatore di 1,94 m, quindi bello imponente, con un work rate alto normale, che magari voi direte cavolo potrebbe essere un problema. No, perché soprattutto per quanto riguarda il mio stile di difesa, che è uno stile di difesa aggressivo, trovarmelo spesso magari un po' più alto, soprattutto nelle azioni di ripartenza del mio avversario, mi ha fatto veramente tanto comodo e tanto piacere. Andiamo a valutare poi per quanto riguarda il lato statistiche. Abbiamo una scarsissima accelerazione, cosa che gli penalizza incredibilmente tutto l'attributo di velocità, perché infatti poi vediamo 85 di velocità scatto, che invece è un parametro rispettabilissimo. Cosa comporta quell'accelerazione un po', diciamo, scadente? Comporta che il buon Piquet sul primo passo magari rischia di concedere qualcosina. Ma io ho riscontrato dalla mia esperienza che nell'andare a rincorrere all'indietro gli avversari, poi sull'allungo, quindi sfruttando la velocità scatto e soprattutto sfruttando i suoi centimetri, riusciva ad essere efficace, e anche con la sua poi imponenza fisica riusciva a recuperare bene palla. Anzi, spesso e volentieri mi faceva degli interventi salvifici da dietro, andando a recuperare palloni che veramente, insomma, non avrei mai sperato di andarmi a portare a casa. Passaggi, sembra, non lo so, un mediano, un regista per i passaggi che ha. 91 di corto, 88 di lungo, sono veramente da player top tier. Ottima reattività, 99, cioè una reattività pazzesca. Peccato per l'agilità, che comunque ad esempio è migliore anche di Laporte, di cui abbiamo parlato in precedenza, e se non erro è anche migliore di Varane o comunque Siam Lee. Ovviamente l'equilibrio risente della stazza, 1,94 m di cristone, 99 freddezza e 96 di controllo palla. Insomma, sono tutti quanti parametri che fanno di Piquet un ottimo giocatore, anche per quanto riguarda non solo la palla tra i piedi, ma anche per quanto riguarda l'L2, il solito L2 di cui ormai vi abbiamo fatto tutti quanti un po' una testa così, e che comporta appunto la rapidità nell'andare a temporeggiare su quelle che sono le linee di passaggio. Il buon Piquet lo fa veramente da Dio. Non solo, fa anche una grande quantità di interventi automatici. Spesso e volentieri lo ritrovate già pronto in posizione per andare a selezionarlo e fare l'intervento, o ancora quando temporeggiate con l'L2, spesso e volentieri, anche se non fate voi il contrasto, il buon Piquet ci mette lui il piedone e vi va a recuperare palla. Per quanto riguarda le statistiche di difesa, insomma, non c'è niente da dire. Anche qui, per quanto riguarda il fisico, il parametro un po' critico è quello dell'aggressività. Difatti vi ho detto che io preferisco i giocatori che hanno un alto valore di aggressività. Di conseguenza mi direte, cavolo, ma tu come mai allora hai utilizzato questo Piquet? Beh, innanzitutto l'ho utilizzato per provarvelo, e perché utilizzai lo scrim e mi piacque. Ma quel parametro di aggressività l'ho trovato veramente poco veritiero, perché questo Piquet salta veramente addosso agli avversari con una cattiveria importante, e soprattutto ci rimane attaccato, e sfruttando quella che è la sua stazza non solo riesce a recuperare tante palle, ma hanno riscontrato anche il fatto che raramente perde contrasti, rimpalli eccetera. Alla fine riesce sempre a uscirne lui vincitore, e sfruttando anche le lunghe leve poi sappiamo tutti come siano diventati molto fastidiosi ultimamente i passaggi con doppia A, doppia X, doppio triangolo, doppia Y a seconda di dove giocate, ovvero quel passaggetto a mezza altezza che il buon Piquet, grazie appunto ai suoi centimetri, riesce spesso e volentieri a andare a braccare. Quindi, per quanto riguarda poi lo stile in tesa, ovviamente ho utilizzato un'ombra per cercare di boostare per quello che mi fosse possibile la velocità in qualche modo. Anche un'ancora si potrebbe utilizzare sul buon Piquet, andando magari a migliorare anche le statistiche di fisico, ma il mio giudizio finale è sicuramente una carta straconsigliata. La vado comunque a porre ad un livello inferiore rispetto ai vari Boateng, Miranda, David Luiz eccetera, ma secondo me si pone esattamente uno scalino, un gradino sotto a questi giocatori che vi ho menzionato. Secondo me non ha nulla da invidiare
a Varane, non ha nulla da invidiare a Militao, non ha nulla da invidiare a Diego Carlos, a Virgil, ovviamente tranne il Totti che quello fa un altro sport, e insomma a tutti i difensori che bene o male circolano. Secondo me, anche per quello che costa, io l'ho pagato 300k, probabilmente avrà anche perso qualcosina. Potete provarlo con la più massima calma, visto che credo che il prezzo più o meno rimarrà questo. Come vi dico sempre, sui difensori poi ognuno si fa la propria opinione, ma secondo me un try al buon Piqué potete darglielo. Ed è un'opinione abbastanza condivisa, visto che anche in chat durante la Weekend League mi avete detto che alcuni di voi lo hanno preso, l'hanno testato e lo hanno amato. Quindi da me, dal buon Gerardo, è tutto per questa review. Vi saluto, vi do appuntamento ogni giorno live su Twitch dalle 12 alle 16. E nulla, raga, un saluto. Peace.